Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. In questo video vediamo come personalizzare un po' la nostra barra di Ubuntu che troviamo installata per difetto, ecco, sulla nostra distribuzione. C'è da dire che Ubuntu inizialmente, diciamo, nelle sue impostazioni ci permette di spostare la barra da dash talk sia a sinistra, a destra o in basso. E questa è un'ottima cosa. Ci permette anche di, tra l'altro, di modificare le icone, le grandezze delle icone. E anche questo è veramente molto utile se vogliamo recuperare tanto spazio nel desktop. Oppure, siamo dei tipi a cui piace delle icone un pochino più piccoline, così da sfruttare ancora di più tutti i pixel del nostro desktop. Ecco. E ci sono molte altre cose, però, che sono nascoste da parte di Ubuntu, altre impostazioni. Come ad esempio, a spostare questi 9 puntini da destra a sinistra. Se voi avete la barra a sinistra, questa si trova in fondo e possiamo spostarla in alto con un risultato del genere che vi faccio vedere ora. Così, ecco qua. Poi la vedete qui giù, la si può spostare qui su. Come fare tutto ciò? In descrizione troverete questo comando. Voi copiate e incollate, è tutto a posto. Se invece vogliamo dare questo stile un po' Mac, avete due soluzioni. O ovviamente tramite il nostro amico terminale, che potete richiamarlo tramite Ctrl, Alt e T, oppure aprire il terminale dalle applicazioni della nostra dash e copiare questo comando. Allora, voi per difetto avrete la barra quella lunga, quindi io qui metto true. E come vedete mi ritorna tutta. Se la voglio invece piccola come prima, ops, la voglio piccola come prima, metto false, ecco qua. Perfetto, ed ora si impicciolisce. Ma se invece tutto questo che avete visto ed altro ancora, volete farlo tramite un'interfaccia grafica, allora dovete installare dconf editor che lo trovate nell'Ubuntu Software Center. Cerchiamo il programmino. Ecco qua, editor dconf. Lo apriamo, metterò un po', scusate, siamo sempre in macchina virtuale. Funziona, questo funziona anche su Ubuntu 20.04, ovviamente. Vediamo, ecco qua. Va bene, farò attenzione. E in pratica dovete andare in questo percorso. Org, nom, shell, extension, dash to doc. Ci troviamo qui e potete praticamente personalizzare la vostra doc. Ovviamente attento a ciò che muovete, a ciò che andate a modificare qui, perché può anche nascondervi qualche
può anche portarvi a qualche problema, scusate. Quindi, piano. Queste sono tutte le impostazioni che potete cambiare. Tutto qua. E poi, vabbè, ve lo vedete un po' voi. Meglio con calma tutte queste impostazioni. Boh, nulla. Credo di aver detto tutto. Spero che questo mio video vi sia stato d'aiuto. Se vi è stato d'aiuto, vi invito a cliccare un mi piace. E nulla. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.